delle mete di sicurezza, anche spesso i pavimenti a mosaico, oppure restituendo il verde, portandolo spesso alla bellezza che prima di lui aveva dato, prima di lui ancora avvicinato. Contemporaneamente si è iniziata la manutenzione programmata con Di Mattias, che troveremo oggi, si è cominciato prima con un progetto sulle strade, non solo delle aperte, ma anche pulite, ma con la polizia che il restauro, che sono specializzati, accompagnati da restauratori, architetti e archeologi, che sistematicamente intervengono sui pavimenti, laddove le case perché il pubblico c'è un continuo di rado o sulle piastre stradali, creando appunto una serie di poi di schede che vanno a costruire il nostro sistema informativo, del nostro archivio informatico, in modo da avere poi una sistematicità di intervento. Ma con Alex abbiamo anche, siamo riusciti a fare un piccolo miracolo. La casa di Renti era chiusa da 15 anni, in un progetto che tardava a definirsi, oggi ne parleremo, presenteremo un buon progetto, laddove c'era l'Istituto Centrale di Restauro, che aveva fatto un mentore lavoro di restauro degli accadati. Però sì, con il fatto che erano chiusi, con un guano ovunque che rendeva veramente intollerabile la situazione, si rischiava anche di perdere gli effetti di quel restauro bello che era stato fatto dall'Istituto Centrale di Restauro. L'abbiamo recuperato con la nostra squadra di Alice, e abbiamo in brevissimo riaperto una casa almeno alla prima parte, cioè l'atrio con il mio famoso, quello con i dipinti che adesso l'invito che adesso si può visitare. E queste sono quelle schede, ma ne parleranno in altri della relazione. Oltre alle restauri di oggi, ce ne sono tanti, non abbiamo potuto inserire tutto, abbiamo fatto solo una scelta, ma qui la carrellata perché per presentare tutto quello che è stato fatto. Dalle ultime aperture, Casa dello Sosito, per esempio dove abbiamo applicato un po' una interventivisti, messa in sicurezza da parte del nostro progetto e poi sull'ordinario un restauro degli apparati decorativi di questa splendida casa che è stata anche resa fruibile con allestimenti che abbiamo adesso cercato di fare un po' il lavoro in varie parti di Pompei, che permettono di proteggere i mosaici spesso sono bagnati dalle vite per renderli più brillanti, invece così sono visibili ma allo stesso tempo potenti. E poi ecco i vari restauri di cui oggi ne parleremo, delle singole case fatte durante il progetto, case di Marco Procolo, tutte le case adiacenti di Via dell'Abbondanza, la casa delle Conchiglia, tutte case adesso riaperte al pubblico, casa dell'Efego, casa di Ottavio Quarto, dove sono stati ripristinati anche i giardini, come era avvicinato alle prede di Efesio, di cui parleremo in questo momento, casa di Villa Tragica, restauro del mosaico, ma anche qui un nuovo allestimento, appunto per rendere fruibile ma potente il povero cane sulla porta, e casa della Fontana Piccola, e come vedete il che adesso è una delle altre aperte, fino all'ultima apertura, che è la casa di Silico, dove siamo intervenuti sulle strutture, sulle nuove coperture, con un progetto specifico del GPP, ma poi con una sottimale abbiamo fatto tutto il corcioppesto dei pavimenti che non avevamo previsto dei progetti. Questa è una distanzia tra progetto e realizzabilità, organizzazione dei progetti sul campo è un discorso che abbiamo affrontato molto con i nostri tecnici, parleremo in questi giorni. Partendo da un progetto, spesso sul campo ci si rende conto che i problemi sono molto complessi, quindi si è dovuto spesso discutere a lungo sulle scelte da fare in corso d'opera e che non erano previste all'interno dei progetti. Altri progetti erano stati fatti invece sull'ordinario, da quella di misteri, anche qui sono tornati a splendere i colori che praticamente non si vedono più, per tutte le stratificazioni di cera che dal 1909 fino agli anni 80 erano state sovrapposte e che sono stati mostri con anche tecnologie avanzate, per esempio con il laser. E poi accanto a questo ci sono anche attività sugli edifici dei bagnali, noi siamo con degli edifici provvisori dal 1980, anche lì dal terremoto, con gli uffici di intendenza sono una situazione non più adeguata, il progetto prevede la strutturazione di tutte queste strutture che sono sull'alveo con la scaglia e lo scaglio e i lavori sono avanzati. E hanno permesso anche di portare alla luce documenti straordinari, questa è una cosa che ci eccita di più in questo periodo, è una cosa monumentale, io credo che il personaggio più importante degli ultimi anni di vita
perché ha restituito, che vedete i nostri funzionari eccitatissimi davanti all'iscrizione, è un'iscrizione più lunga di Pompei, 7 metri, 7, sono 4 metri su 7 metri, con tutto un corso di elogio del defunto, vedo che prendi questa è la faccio vedere. E il nome non c'è, però e questo tra l'altro anche qui c'è, è stato necessario fare una variante con l'opera sul fondo ordinario, perché il grande progetto non prevede varianti, tutta una serie di complicazioni, per scavarci tutta questa tomba e prendere anche questa fluide, no? Spiastigliare per prendere una fluide. Il grande progetto ha visto anche una straordinaria di documentazione, il piano della conoscenza, i vari lotti sono stati affrontati da varie società o università, come si può dire, e questo ha permesso di creare una nuova pianta, un rilievo a 50, la cui oggi si lavorava un rilievo a 500, e ovviamente non era adeguato ai nostri scopi, non si registravano le sezioni comuni, i tonaci, per cui questo diventava fondamentale per avere un nuovo strumento che adesso finalmente abbiamo, e ovviamente abbiamo utilizzato tutte le tecnologie che il mondo contemporaneo ci consente di usare, di assestare l'intera regione, poi l'intera insula, e poi tutto questo è costruito in un grande archivio informatizzato, informatico, che permette anche una rapida efficace non solo conservazione ma anche consultazione di tutta questa documentazione, dove ogni muro, ogni soglia, ogni arredo è stato documentato con foto rettificate ed è che come appunto sono analfabeto anche lo stato del degrado, e questo per me è uno strumento non solo utilissimo per la ricerca, ma soprattutto per l'esame e per la manutenzione che ci accingiamo a fare. Contemporaneamente un progetto di digitalizzazione degli archivi, abbiamo un archivio con 17.000 lastre, decine di migliaia di foto, negativi, diapositive, adesso solamente tutto digitalizzato, e questo il prossimo passo sarà metterlo online. E questo diventa uno strumento fondamentale per gli studiosi, ma anche per i visitatori che vogliono vedere come si è trasformata. Sono foto dall'800 all'800 fino ai giorni nostri, e che permettono veramente di avere, laddove spesso la documentazione nel sono passati non esiste, di avere invece la documentazione almeno fotografica. Prima di chiudere, un altro progetto di cui non parliamo oggi, ma cui sono molto legato, è quello delle tappe delle vittime, che è un altro mistero europeo, non si sa conoscere neanche il numero esatto, i numeri erano stati costruiti sempre dalla bibliografia, non c'era stato mai licenziamento, i nostri funzionari che hanno progettato questo lavoro sono andati a trovare la caccia al tesoro, cercare tutti i campi disseminati in vari depositi o esposti in varie case, e si è riusciti appunto ad avere finalmente un numero esatto e capire anche finalmente lontano anche del bombardamento del 43, perché lì quello di Swire, Pompei e Stati, diceva che tutte le statue, tutti i calchi fatti da Fiorelli ed esposti nell'antiquario erano distrutti, e così è passata la notizia della letteratura anche interna. Da noi invece sono venuti fuori dal Venezuela, questi sono proprio i calchi familiari, situazioni pessime spesso, in questo luogo che io chiamo la Pompeissima, come lo chiamo Genzano, ci sono tutte le ossa del dolore delle vittime pompeiane, e questo progetto di riordino dei posti, abbiamo anche sistemato questo, e c'è stato un grossissimo progetto di restauro, sia delle ossa che sono all'interno, sia del gesso, tra l'altro sono tanti interessantissimi, perché i gessi dell'Ottocento non direi che erano di quelli di Fiorelli, anche come materialità, perché sono in un gesto da pastrino, allora sapevano fare tanti, tutte le collezioni universitarie avevano gessi, che si vedeva molto bene, quindi i calchi di Fiorelli sono perfetti nell'ambito della composizione delle vesti, delle tracce, delle tratti somatici, eccetera, due calchi del Novecento, quelli costruiti bene, ci sono di livello pessimo, proprio perché il materiale che si usava era inadeguato. Abbiamo utilizzato in questo caso le tecnologie della TAC, i vari politici della TAC, con dati straordinari, questo bambino che non solo finalmente sapevo bene il sesso, l'età, lo stato sociale, questo bambino c'ha la punta ancora dentro, è una punta dopo all'interno del gesto, quindi si è vista solo con la TAC, ma anche con il DNA, i campi che si davano sempre per femminili sono maschili.
sono due donne della casa di Cristo Corti, le destinazioni abbracciate sono due uomini. E quindi Dani è veramente straordinario, che adesso finalmente lo pubblicheremo con tutto il team che ci ha lavorato, e un volume che ci stiamo chiudendo per quest'anno, che finalmente darà dignità a questa pubblicazione straordinaria che abbiamo poi esposto nella piramide firmata da Francesco Venezia dell'anfiteatro nel 2011, adesso solo temporaneamente in queste strutture che non erano state, non state realizzate e mai utilizzate, e quindi sono più belle, così si, i turisti possono anche vedere senza entrare. Questi sono i primi capi, questo è il primo in assoluto che si dava più perso, invece tra l'altro straordinario, un momento di 80 di personaggio con tanti somatici marcanti, forse uno schiavo veramente di ferro, che fuggiva con tre donne, e adesso questi li abbiamo allestiti nella casa di Sirico appena ricetti, che vengono avere degli scheletri di fronte, no, forse potrebbero addirittura essere i proprietari dei abitanti di quella casa. E poi ovviamente ci vediamo nella funzione, e qui vengo a concludere, che è significato restaurarsi, ma non per prendere, ma per aprire. E questo si è fatto grazie al nuovo personale di vigilanza portato dalla società ANES, e comunque sono state aperte una ventina di case, e adesso abbiamo iniziato, sono così tanti quelli restaurati che non sono neanche visitati in un giorno, un progetto di rotazione delle case in modo da avere anche, come dire, proteggerle, perché non avendo nemmeno il giorno di chiusura, queste case sono sempre poi affollate, invece a rotazione in modo da avere le aree vicine, sempre una casa importante da vedere, per esempio San Cristo Corti, che casa del tempo, che sono amato, diciamo stato sociale, come amato, si chiamano una mattina del pomeriggio. Il piano di funzione ha previsto che muovi qui dedicati a un cambiamento di testo con 8 lingue diverse, avendo 100 lingue orientali, che ormai non si deve orientare sulla grande stima, nuova mappa, anche una per disabili, per legare al progetto per tutti, quindi anche le difficoltà dei percorsi realizzati, e poi tutta una serie di attività anche sia virtuali che di realtà aumentata e di app che sono state realizzate, o di allestimenti come previste, e poi un progetto di visione diffuso, no? Così, cioè di allestimento di ambienti o di apertura di luoghi chiusi come l'antiquarium, o di allestimento della palestra grande, dove un braccio è stato destinato al posto temporale e un invece ci ha dato la nostra Pompei e i greci. Ma non solo rituale, qui vedete il plastico creativo è stato realizzato, che mostra, racconta in inglese la storia del momento, la storia dei Pompei, dei singoli, e una sorta di visitor center, con appunto le costruzioni rituali degli edifici che vengono narrati, ma la nostra idea è stata anche quella di ridare attenzione alla materialità. Quindi e anche esposizioni non solo virtuali ma allestimenti con gli originali dove era possibile ritirare, quindi in questo tecnico nella vita imperiale abbiamo realizzato con i pezzi veri, cioè con i candelabri con i piatti, c'è cioè la linea sigillata, cioè i vetri che erano nei nostri depositi, ma gli esposti erano in giro per tutto il mondo, ma con pena si potevano vedere, e ovviamente i letti sono repliche basate appunto sulla documentazione fotografica, ma o sui letti conservati in quello. E poi abbiamo aperto l'antiquario facendo un piccolo museo, sia per il punto di Strassetta, dove c'è anche il buccio, ma attraverso la storia del santuario raccontiamo la storia del santuario. Queste sono state le fonte del Fino, che non è esposta. Questo è l'allestimento dove abbiamo recuperato veramente le figlie di Fiorelli, bellissime, quando è restaurato per l'occasione, accanto ad un allestimento moderno, ovviamente, per l'allestimento di tutti questi materiali del santuario. E poi abbiamo aperto temporanee, qui c'è variante contemporanea, qui c'è il temporale che resterà fino al 2 maggio, ma ci sono stati anche più Freud, i bracci del teatro, che c'è in omaggio al famoso film di Ryan Pompei, fatto proprio da un affiliato del 71, con il regista, che qui, con cui abbiamo appurato questa mostra, e la prossima sarà Pompei, che ci siete tutti invitati a partecipare. Grazie per l'attenzione. Ringraziare per l'invito.
piacere di poter partecipare a queste giornate in cui si presenta qualcosa di estremamente interessante e innovativo che aveva degli aspetti su cui riflettere e quindi mi sembra prima di tutto molto importante che oltre a realizzare questo progetto si sia aperto a una riflessione su come si sta realizzando e su un valore metodologico generale. Il titolo della mia relazione è estremamente impegnativo, restauro e progetto per la geologia, credo che potrebbe essere il titolo di un corso universitario della stessa Presidente, ce la scriviamo in 20 minuti. 20 minuti che non consentono neanche di approfondire più di tanto i tre termini, ne sarei in grado di farlo. Diciamo che all'interno della disciplina del restauro, che più o meno occuperà questa sezione mattutina, esiste una tradizione consolidata che chiamiamo il restauro archeologico, intendendo quelle attività che riguardano prima battuta la conservazione delle rocce emerse dagli scavi, che è un problema, se volete, anche un problema tecnico, tutt'altro che trascurabile, lo shock del scaldamento di microclima, ma comprende l'interpretazione e la presentazione. La presentazione che spesso è la presentazione della presenza delle rovine, che è qualcosa di abbastanza diverso rispetto al lavoro sulle cercare di dire dall'evento traumatico in cui a volte ci piace esibire l'assenza, ci piace segnalare attraverso il non completamento anche le cose che non sarebbe proprio difficile completare, ci piace produrre una memoria dell'evento traumatico. A Milano la sala delle Cagliate, l'esito dentro il Palazzo Reale dei bombardamenti del 43 è stata conservata in gran parte come rovina e ricordo solo proprio per questo Picasso aveva accettato di farla personale a Milano per esporci che vita, tenendo insieme l'ambiente, ma lì non è la presenza dell'oggetto archeologico che normalmente accettiamo come utile perché, ma era l'assenza della cintura del salone da ballo neoclassico che testimoniava la drammaticità di un momento, rappresentava. Voglio dire, a volte quando c'è l'opzione dell'interno, andiamo verso la capacità di interpretare senza che gli occhi vedano. La piazza di Luca, che corrisponde all'anfiteatro, all'esito, anche quello che è stato fatto da Antonio, quindi l'anfiteatro nessuno lo vede, ma ricordo che aveva fatto una visita privata all'anfiteatro dicendo non vedete niente, ma capite che c'era l'anfiteatro. C'era l'essenziale invisibile agli occhi della frase famosa che ho perso una canzone, ma ci sono tanti temi insomma che entrano in questo che è tecnicamente un dialogo tra architetto restauratore e archeologo. Però mi interessa oggi, prima di essere venuto a fare molti minuti, a me interessa oggi parlare di restauro come fase del processo che conduce alla conservazione.
beni culturali, definisce il restauro all'interno della coerente, coordinata e programmata attività che conduce a ottenere la conservazione. Quindi potrei parlare di restauro come fase della conservazione programmata, se non fosse questo tema, questa nozione rischia di far pensare che esista una conservazione programmata, che sarebbe, come dire, contraddittorio rispetto a codice, ma invece dice che la conservazione si ottiene mediante la coerenza, il coordinamento e la programmazione. Il che può che dà grande attualità a tutte quelle ricerche che cercano di costruire gli strumenti per appunto la coerenza, il coordinamento e la programmazione. Se oggi dovessi chiedere la domanda, qualcuno vuole fare, lo faccio solo in fondo, qual è la parte di ricerca più attuale, voi investireste sulla ricerca del tuo settore, direi investirei sulla interoperabilità tra gli strumenti che ciascuno di noi usa per i suoi compiti. Evidentemente conservazione e valorizzazione sono attività estremamente ampie e quello che oggi diventa possibile con i nuovi strumenti è scambiarsi i dati, scambiarsi le informazioni, coinvolgersi nella conoscenza, ed è questo che aumenterà la nostra efficacia e efficienza. Ovviamente quando bisogna fare le cose poi ci si concentra sulle cose, come diceva Gaetano Fiore in apertura, si verticalizza, ma dobbiamo anche, diceva, essere bravi a parte orizzontale, quindi di attenere insieme queste verticalità. Mi ha interessato molto il fatto che il progetto ci sia anche un investimento importante in capacity building, perché tutti dobbiamo imparare molto in questa direzione, tanto quanto sviluppiamo gli strumenti. La ricerca più importante che ho fatto finta di coordinare negli ultimi tempi, perché come i colleghi sanno, io non so se ero bravo a fare restauri, ma da qualche tempo mi hanno messo a restaurare i dipartimenti, che vuol dire anche fare la psicologia dell'interlocutiva, ma vuol dire lavorare proprio sul coordinamento, sul dialogo, sulla serie di cose. È difficile a partire da se stesse, perché sono uno di loro, uno dei miei colleghi, vengo da una certa, e un pochino ho cercato di conoscere me stesso, quindi conosco i limiti. Allora, il tema è lavorare su questo coordinamento. Il codice suddivide la serie di attività in studio, prevenzione, manutenzione e restauro. E dice che queste attività devono essere messe in coerenza. Abbiamo cercato di rappresentare questo simbolicamente con un'attività circolare di prevenzione, restauro, manutenzione, manutenzione preventiva, restauro, eccetera. Mettevo al centro lo studio, era la parola che trovo più poetica, nello scendere l'attivismo. Del codice ci ragiono sopra sempre dicendo che questo studio e cura alla latina c'è anche il richiamo alla passione e all'amore, ma lo studio credo che sia proprio quello che accomuna architetto e archeologo in questo lavoro, e credo proprio che lo specifico dell'architetto, del processo di restauro architettonico, sia quello di avere la curiosità dell'archeologo, anche sull'elevato, abbiamo fatto tantissima ricerca in questo, curiosità che non si esaurisce nello studio
l'analisi preliminare, la ricerca storica, che vuol dire che ho fatto una ricerca storica, ha impostato una ricerca e me la devi continuare fino al consultivo scientifico, perché tutto il cantiere continuerà a insegnarci, sarà un'analisi dentro il corpo dell'edificio da cui continuerai a imparare. E questo credo che accomuni molto e consenta di scambiare. Poi la prevenzione, che è quello che porta a contestualizzare l'agricoltura, no? L'agricoltura, che chiamiamo così, come ci hanno insegnato nel tempo della Commissione Franceschini, che ormai sono 20 anni, chiamiamo così per le sue relazioni con il territorio, più che per la sua eccellenza. Il bene culturale sta dentro un contesto e a volte le azioni stanno sul contesto. E quindi ragionare di prevenzione ci porta a riesumare ancora gli scorsi anni 70 e però gli ordini anni 70 sulla conservazione integrata, che a volte è stata archiviata quel tema dei centri storici, eccetera, ma è un tema di valenza economica. Certo, Pompei è una città antica, ma una volta attuata la sua grande resilienza, fa parte di un territorio vivo, quindi viene dal passato, ma sta nel presente. Il professore ha aperto proprio questo dialogo, dialettica tra passato e presente, e non possiamo che ragionare, e questo ci apre alla rapporti con altre discipline, economia, eccetera, eccetera. Okay. La manutenzione, qui mi permetto di fare fuori dei sofismi normalistici, vi perdonerete. La manutenzione all'interno di una visione di conservazione programmata, che non può che essere programmata, e io mi mando un po' sempre quando sento dire manutenzione programmata, ma che ci intendiamo, ma miei colleghi ecologi mi insegnano che la manutenzione programmata è quella preventiva. Se leggo la definizione del codice, completa dell'attività a volte al controllo delle condizioni del bene, e al mantenimento, efficienza produttività, efficienza funzionale, identità, non si può confondere. Allora, ho sempre paura che quando si prende di peso l'espressione manutenzione programmata e la si porta in un settore particolare, ci si porti dietro una certa mappa cognitiva. Dalla quale non l'ho preso, l'ho studiato con grande attenzione, non voglio ripartire, ma proprio per dovere trasferire con attenzione, stiamo attenti che non ci sia un'autonomia concettuale operativa della manutenzione. La manutenzione è qualcosa che si integra dentro un facility management che è molto di più. E non a caso nella presentazione, perché già nella casa dei denti abbiamo fatto, e abbiamo fatto dicendo non stiamo più facendo restauro, stiamo tenendo insieme manutenzione e gestione e fruizione. E il restauro, ma poi torno a un riferimento, il restauro è ovviamente quello che è stata la definizione del codice, è in sostanza il progetto delle premesse per la fruizione. Quando dico ok, adesso non si può andare avanti semplicemente con attività manutentive, bisogna impostare un progetto di restauro usando quegli strumenti, vuol dire che dobbiamo arrivare a costruire un progetto che ha la sua parte che riteniamo più strettamente conservativa, ma che non può prescindere dalla definizione delle condizioni di uso, che controllo non può prescindere dalle condizioni d'uso e di fruizione, perché sarebbe un equivoco pensare che oggi facciamo il restauro ma non ci siamo posti il problema
razionale di creazione antropica di utilizzo nei quali bene si troverà, ragionando in termini di architettura, io ritengo anche che l'uso sia l'unica modalità che abbiamo per conoscere l'architettura. Non avevo estrapolato da un testo di Amedeo Bellini quando faceva il titolista della sua rivista una frase shock: la pura contemplazione non appartiene all'architettura, che aveva un po' scioccato alcuni lettori, ma si parlava di maniera architettonica, per il famoso. Il tema è: l'architettura non è un'arte visiva, l'architettura è costruire gli spazi per la vita delle persone, e soltanto conoscendola, mettendola nella distrazione e nell'attenzione, la possiamo conoscere. Progettare un restauro a prescindere dalle condizioni di uso è assurdo. E perfino un sito archeologico quantomeno richiede la percorribilità, l'accesso delle persone, eccetera, eccetera. Quindi non può stare fuori. Il che ci porta di nuovo a una cosa che mi permette di sottolineare della relazione del professor Rosanna: l'investimento precedente non è andato a buon fine, perché ha ragionato di valorizzazione più che di conservazione. E se non si ragiona tenendo insieme questi due aspetti, siamo destinati al fallimento. Ancora una volta, se vado alla definizione del codice, l'articolo 6 definisce la valorizzazione come la costruzione delle migliori possibilità di fruizione, dicendo anche che rispetto delle esigenze di tutela e comprendendo il sostegno agli interventi di conservazione. Il Yang è la figura che tiene insieme queste due cose. Ragionare dell'una senza l'altro porta alle cose spiacevoli, scusate, ma sono impertinente, a mettere tutti i soldi sulla valorizzazione e a dimenticarsi che l'Italia è un paese sismico, come è successo nel 2016. Teniamolo presente, perché è facile dimenticarsi tutte le volte, è facile rimuovere il dolore, è vero, è quello che ci consente di vivere forse, ma a me bisogna anche prendere delle precauzioni rispetto a quelle che sono le condizioni reali in cui siamo. Quindi, quello che volevo dire, posso già detto fin troppo, è che il tema di questo dialogo, necessario dialogo interdisciplinare, si riconduce a un'idea di integrazione, di collaborazione, e da questo punto di vista mi sembra che il grande progetto come è stato presentato sia da un esempio straordinario. E l'invito che mi sento di rivolgere è proprio quello di non sprecare tutte quelle valenze che sono già state indicate. Aver costruito il rilievo, avere i rilievi che potenzialmente sono rilievi tridimensionali, sapere che esiste un sistema informativo che potrà supportare la gestione. E qualcosa che è veramente alla frontiera più avanzata in questo momento. Mi piace stare prima di te, però a volte anche per vedere gli altri prima di linea sono logistica. Allora, in prima linea su questo, credo che in questo momento le occasioni siano straordinarie, e l'unico rischio è quello di non so se accontentarsi o concentrarsi su quella cosa che giustamente adesso fa la differenza, cioè ci sono finalmente le realizzazioni, che è il messaggio più diretto e forse quello che tutti aspettavano. Lo scandalo del 2010 è: ci sono i soldi e non si spiega. È fatta, ma mi piacerebbe studiare questo progetto dal punto di vista delle esternalità positive, del capacità
building, della cultura amministrativa, non dello salto di cultura amministrativa che questo progetto dimostra. E non è semplicemente essere riusciti a rispettare le scadenze della rendicontazione, è aver messo in campo una possibilità di innovazione tecnologica e di collaborazione in coerenza che consente davvero di valorizzare tre volte di più quello che si sta facendo grazie alla internalizzazione di caratteri soltanto esternamente. Quante volte dal punto di vista keynesiano si è investito, si sono fatti interventi e si è fatto lavorare un sacco di gioventù alla quale poi non si è garantito un futuro perché non c'era una visione di sistema sul fatto che quell'investimento era tra l'altro, oltre a fare le opere, era la parte formativa ed era l'aver costruito un serbatoio di energie di conseguenza. E con questo è quanto e vi ringrazio. Grazie Stefano Della Torre anche per i suggerimenti e con la parola a Renato Vittorone che, come sapete, con noi organizzato il nostro convegno e parlerà di questa audio del cuore e la specificità e problematiche conservative. Grazie, grazie. Diciamo che spegnere qui, accendere in sala, grazie. Allora, intanto io desidero ringraziare il direttore generale, il professor Zanna, per aver voluto costruire questa importante occasione di confronto che ci vediamo oggi qui, che costituisce una prima apertura di un dibattito nazionale e internazionale assolutamente interdisciplinare, come ha detto nella propria prima, una prima coraggiosa lettura esposta ma anche diciamo in corso, ma da qui anche il gerundio del convegno, restaurando con lei. Abbiamo voluto questo gerundio proprio per dire che non è una riflessione solo esposta, ma anche mentre si lavora. E quindi questo ha un significato importante per tutti noi su ciò che si è fatto e si sta facendo anche nel progetto. Nella storia del bene culturale del nostro paese queste occasioni ci sono in genere rivelate feconde, foriere di nuovi sviluppi, come nel caso che mi è venuto in mente proprio riflettendo alla nostra occasione odierna del convegno tenutosi nel 1976 a un decennio dall'alluvione di Firenze, che arriva come ricorderete il 60 anni di cui si è ricordato, come il professor Corrado che prima ci ha ricordato, ci è da poco centrato 50 anni. Ebbene, in quell'occasione, nel 1976, si cominciò a creare il mondo delle cosiddette commissioni di norma, quello cioè che ha introdotto il testo con il quale andiamo tutti all'interno del rilievo, del progetto di conservazione delle superfici storiche decorate o meno, e che hanno introdotto le raccomandazioni di norma, che sono uno strumento fondamentale di chi noi si occupa a vari livelli di restauro. Appunto le superfici architettoniche decorate o no. Ebbene, in quell'occasione si avviò proprio da una riflessione condotta su una fase intensa di lavori di restauro come quella che seguì la riunione fiorentina, si inaugurò una nuova fase, un nuovo modo di intendere il lavoro sui beni culturali, che ha cambiato radicalmente l'approccio sia al cantiere della conoscenza che al cantiere dell'intervento vero e proprio di restauro. Nel mio intervento di oggi io vi parlerò di una fase della vita e degli stati prodotti nell'area archeologica pompeiana che si pone come fondamentale anche fatto alla fase odierna, ai lavori che si stanno oggi svolgendo e anche in qualche modo vedremo come fattore generatore di quel degrado che poi ha richiesto oggi un intervento di restauro e di in qualche caso di restauro, cioè di correzione di restauro che si sono rivelati alla prova del tempo, dannosi per il manufatto stesso che si intenderà restaurare. Devo certamente testimoniare anche in qualità di coordinatore di un gruppo di ricerca che ha lavorato a Pompei dal 2010, che poi si è inserito all'interno di un accordo quadro tra l'Università Federico II e la Sovrintendenza di Pompei, coordinato qui faceva cenno il direttore Manfredi prima, coordinato dalla professionista Greco che è stamattina. In questi ultimi anni si è creato a Pompei con il grande progetto
se non proprio in quella fase eroica del secondo dopoguerra, in cui Amerio Maiuri, Olga Ian, direttrice dei fiscali, i capi tecnici Alfonso D'Avino e poi successivamente Carpentieri, ormanico di una decina di appassionati muratori e maestranze, hanno avviato nella fase di catalogazione dei danni bellici, di remissione dalle distruzioni della successiva ricostruzione. Questo ha creato oggi a Pompei un team interdisciplinare di funzionari ingegneri, nominiamoli per primi per dare loro una visibilità che fino ad oggi devo dire nell'area non hanno avuto, ingegneri, architetti, archeologi, ma anche diciamo esperti di altre discipline, che hanno in qualche modo costruito, imparato sul campo a lavorare insieme, perché sul campo si superano gli steccati disciplinari, questo l'ho imparato. Mentre le disposizioni teoriche superare le proprie posizioni disciplinari è spesso difficile, sul campo invece questo accade, e accade sorprendendo anche chi ci lavora, e devo dire anche l'esperienza del progetto che ho coordinato ci ha insegnato proprio questo. Incrociare i saperi è straordinario, ma è ancora più straordinario se lo scopri lavorando sul caso, e quindi senza commenti e senza pregiudizi si superano gli steccati disciplinari, perché si converge a un obiettivo comune, che è quello innanzitutto della conoscenza, che si raggiunge quando si tiene alta l'asticella anche del livello operativo, perché è una sfida che qui si sta obiettivamente raggiungendo. Pertanto è tanto più apprezzabile, devo dire, l'onestà intellettuale con cui questo team di funzionari che si è creato a Pompei, coordinati da Massimo San, si mette in gioco oggi, aprendosi appunto al dibattito interdisciplinare e aprendo il proprio operato al commento e al mondo accademico, a coloro che non conoscono quotidianamente, non solo quotidianamente queste strade, questa città antica, ciò non di meno hanno le competenze per poter comprendere quello che si sta facendo oggi. Quindi, il bombardamento, ecco, non c'è una mostrare qualche immagine, il bombardamento dell'area archeologica di Pompei viene effettuato da agosto e settembre del 1943 da attacchi aerei delle forze alleate, in particolare si tratta dei bombardieri Wellington inglesi e canadesi, le famose fortezze romantiche che tanto sono state rappresentate anche nella storiografia filmica della nostra nazione, perché la presa costituisce una delle pagine più tristi della vita di Scala Pompei in generale, credo, per la cultura in senso mondiale, in senso lato. Si tratta di una vicenda che per lungo tempo è stata coperta da un dubbio storiografico, cui fanno eccezione solo alcuni articoli di Amedeo Maiuri, ricordo quello del 47 sul Marsiglia d'Italia e uno del 46 sulle vie d'Italia, una storica rivista del Turing che ha segnato molto anche la consapevolezza di certi aspetti relativamente nel nostro paese. E la prefazione di Salvatore Genova al volume postumo del 1953 di Vittorio Spinazzola sui nuovi scavi della via dell'abbondanza, realizzati, ricordo agli architetti, ma gli archeologi che lo sanno bene, realizzati tra il 1910 e il 1923 e fortemente danneggiati proprio dal bombardamento del 43. E nel 2006 il volume di Valentino Garcia, con il teologo della